Siamo col professor Vittorio Lingiardi, professore ordinario di Psicologia Dinamica alla Sapienza di Roma. Grazie di essere venuto per live. E professore, allora noi partiamo dal suo ultimo libro, Io, Tu, Noi, che ci narra appunto, ci spiega come convivere con un io che è un io non un solo unico ma molteplice, con gli altri e poi con il mondo. E volevo leggere appunto le prime, proprio per capire meglio, le prime due righe del suo libro. La prima convivenza è in noi, ogni giorno ci imbattiamo in noi stessi, non ci piacciamo, ci disapproviamo, vogliamo cose diverse, spesso incompatibili. Ma quanti siamo allora? Siamo molti e questo lo avevano capito gli alchimisti, che dicevano unus ego et multi in me, sono uno solo ma dentro di me siamo in molti. Lo aveva capito un grande filosofo come Montaigne, che diceva l'anima è un palazzo a tre piani. Insomma, esiste una costante tensione, un dialogo tra parti di noi. È necessario sapere e pensare di essere unici, di essere coerenti nella nostra unicità, ma qualcuno questa la chiama un'illusione necessaria, perché in realtà passiamo la maggior parte del tempo a negoziare tra spinte, desideri, valori, proibizioni diversi e spesso contrastanti. Nel libro faccio un esempio molto semplice, ma credo immediatamente comprensibile. Siamo un'orchestra, ma contemporaneamente siamo il direttore, lo strumentista e lo strumento. Quindi la musica che riusciamo a produrre, e ciascuno ha la sua, può essere una piccola musica da camera, può essere una grande sinfonia, dipende dagli accordi e dall'accordo tra le diverse nostre componenti. Di tutti questi anche proprio del primo cerchio, diciamo, questo è il primo cerchio. Perché l'idea del libro è un'idea riguarda la convivenza, sì. Però pensiamo che la convivenza sia soprattutto quella tra noi e gli altri. Io sono partito un po' a ritroso e da lì sono arrivato invece al primo luogo della convivenza, che è interiore, certo. Che è tra noi stessi e anche tra i nostri ricordi, i nostri desideri. E quindi se non c'è una ricca ma armoniosa convivenza delle nostre parti, difficilmente riusciremo a convivere con l'altra persona significativa, ecco il tu, certo. O con le altre persone, ecco il noi. E quindi in fondo potremmo dire che questa circolarità, io, tu, noi, è contemporaneamente personale, affettiva e politica. Ah, certo. E diciamo poi con l'avvento dell'online questa molteplicità è esplosa, no? Queste finestre, dove dicono appunto, lei cita un suo studente che dice la vita reale è solo una delle finestre, forse non sempre la migliore. Purtroppo sì, io credo che la vita reale sia la prima principale finestra e dobbiamo cercare di renderla migliore. Ma naturalmente la vita online è una vita che ci ha abituato ad aprire e chiudere, potremmo dire, proprio degli stati della mente che sono anche loro molto diversi. Faccio proprio l'esempio, magari nell'arco della stessa ora lavoriamo al computer, stiamo scrivendo una lettera di lavoro, poi andiamo a consultare un albergo dove voler fare le vacanze e poi riprendiamo in mano quell'email d'amore che stavamo scrivendo. E quindi, insomma, sono stati della mente molto diversi, la vacanza, l'amore, il lavoro. A volte, diciamo, questa esperienza multitasking è molto stressante, molto confusiva e rende forse tutto orizzontale, superficiale e uguale. È vero che la vita online è un po' un pattinaggio che ci fa perdere la verticalità, la profondità delle esperienze, ma è anche vero che questo è un po' la sfida anche della contemporaneità, cioè imparare a stare nella molteplicità. Se capiamo che la molteplicità è anche complessità, non è superficiale ma è complessa, allora riusciamo forse appunto a creare queste dimensioni multiple dentro le quali necessariamente viviamo. Quindi siamo tanti noi, poi ci incontriamo con un altro che ha a sua volta molteplicità e a questo punto arriva la contrapposizione, la rottura. Lei parla anche di un ritmo delle relazioni. Beh, sicuramente mettere d'accordo le tante persone che sono dentro di noi, ma poi diciamo si organizzano attorno a un io, che è
l'individuo e le tante persone che sono dentro l'altro, che si organizzano nel tu, questo incontro io-tu è un incontro fondamentale, perché non è solo io nel libro tratto soprattutto il tuo amoroso, certo, ma naturalmente riguarda qualunque relazione significativa costruita, genitoriale, di amicizia, genitore figlio, fratello sorella, maestro allievo, analista e paziente. Freud diceva che nella stanza di analisi si è almeno in quattro, insomma, perché poi ci sono l'analista e il paziente, poi ci sono i loro inconsci, poi ci sono i loro genitori, no? Ogni volta che parliamo, spesso anche quando viviamo, ricordo anche questo, no? Una mia paziente che dice: quando ricevo una delusione in un rapporto sento che c'è sempre dietro qualcosa dell'esperienza con mio padre. Quando faccio qualcosa che forse non dovrei fare sento il rimprovero severo di mia madre. Cioè noi siamo pieni delle altre persone che hanno formato, certo, la nostra struttura. Quindi si arriva a una rottura ma anche a una riparazione. Naturalmente, ecco, la bellezza dell'incontro io-tu sta, e la riuscita direi dell'incontro io-tu sta nel fatto di non pensare che essere aderenti, essere identificati completamente produca davvero la fusione, la felicità amorosa. Al contrario, è la capacità di stare un po' separati, di cogliere lo spazio che c'è tra di noi, certo, non aderire ma riconoscere l'altra persona proprio nella sua alterità. Questo è il tema del riconoscimento reciproco, molto importante nelle relazioni. E naturalmente tutti questi movimenti sono un lavoro, sono una costruzione. La relazione amorosa non si nutre semplicemente del colpo di fulmine, è un impegno quotidiano nella capacità di far convivere tutte queste cose. E quindi la costruzione amorosa è basata su una regola: se vogliamo continuare, quando c'è una rottura ci deve essere una riparazione, e si riparte dopo per arrivare magari a un'altra, certo, rottura e a un'altra riparazione. Chiaramente è il ritmo del dialogo. Senta, lei per live ha rilasciato alla mia collega Elisa Malacorda una riflessione sul concetto di dono come relazione tra le persone, ecco, che però ha anche dei lati oscuri, anche il, beh, diciamo, il regalo, dono. Siamo vicino a Natale, ma insomma. Certo, beh, il dono è naturalmente un'esperienza e una dimensione molto bella, molto importante di comunione, di condivisione, e quando doniamo qualche cosa doniamo noi stessi. Al tempo stesso però è anche un luogo, come tutti i luoghi della relazione, carico di ombre, perché un dono può essere fatto anche per corrompere, può essere fatto per legarci, legare in un modo più subdolo, può essere fatto per far sentire il nostro potere, la nostra superiorità, l'imbarazzo di ricevere un regalo molto costoso, ma anche l'aspettativa di un bel regalo e ricevere una cosellina misera. Quindi insomma il dono si riempie dai significati della relazione. E come possiamo fare, diciamo, sempre con questa concezione del regalo, così il regalo, diciamo, giusto, cioè nel donare qualcosa in cui un oggetto esprima un dialogo tra noi e l'altra persona, pensare a quello che ci lega, pensare... Dunque, non ho una... No, certo, è un... Posso parlare di me, posso dire che, siccome a me piace fare i regali, forse più che riceverli, e anche questo è un problema, perché è come ricevere un regalo, uno deve sempre pensare di averlo meritato, se è un superiore, un po' severo, però il regalo che a me piace fare è un regalo fuori dagli obblighi, ed è quando inaspettatamente vedo un oggetto in cui mi sembra ci sia l'incontro tra me e quella persona a cui ho pensato. È un regalo che mi parla dell'altra persona, ma al tempo stesso mi permette di restituirgli un mio ricordo. Certo. I regali che si comprano in viaggio sono molto belli, perché è come dire a un'altra persona: eri ti ho con pensato me mentre ero lontano. Bello. Senta, poi arriviamo all'ultimo cerchio, che è diciamo questo viaggio che lei ci ha fatto fare dalla psiche. Quando ci si apre al mondo, si è nella politica, insomma, questa è un po' l'ultima domanda, ma insomma, e lì le cose si fanno, cioè in cui l'identità, i muri, insomma, ecco, come si riesce a dialogare con l'altro ma anche con il mondo, rimanendo poi molteplici? Innanzitutto
soprattutto oggi, quando la relazione, la convivenza sul piano sociale è così carica di odio, di diffidenza, di incomprensione e di paure, Lei fa un capitolo a parte sugli odiatori sì, è anche. importante vedere quei fenomeni, certamente nella loro, diciamo, espressività politica, ma anche nella loro origine psicologica. Io credo che chi ha grandi problemi di convivenza sociale, politica, chi ha problematiche, per esempio di razzismo, di ostilità nei confronti dell'altro, appunto, ha un problema di convivenza interiore, esprime delle paure che non riesce a elaborare, inventa la dimensione del capro espiatorio, trova qualcuno con cui prendersela e la cosa triste è quando in fondo la politica, cavalca delle fragilità, delle insicurezze individuali, psicologiche delle persone, trascinandole in un movimento che è un movimento ostile nei confronti delle regole della convivenza. Sono stato molto felice quando al saluto di Capodanno del nostro Presidente della Repubblica, lo riporto proprio nel libro, il momento più intenso del suo augurio riguardava proprio l'importanza della costruzione delle convivenze. Certo. Professore, due consigli, due libri, oltre il suo naturalmente, oltre Io, Tu, Noi, per regalare a Natale. Le dico gli ultimi tre libri Sì. che mi sono piaciuti e che ho letto recentemente. Uno è un romanzo, si intitola Svegliami a mezzanotte, è un memoir più che un romanzo, un soggetto molto difficile, molto delicato, ovviamente il mio interesse è anche professionale verso questo testo. L'autrice è Fuani Marino ed è la storia di un suicidio, ma l'autrice può Può raccontarlo, raccontare. quindi diciamo è conoscere da vicino che cos'è l'esperienza suicidaria, ma sentirlo fortunatamente raccontato dalla protagonista. C'è una frase, mi sembra, che mi aveva molto colpito, che dice e poi cadde, ma non morì. Un altro libro completamente diverso che ho molto amato è un libro di Guido Rizzi, un autore di Raffaello Cortina, che ci accompagna in un bellissimo viaggio in Grecia, è anche un libro illustrato, ed è davvero la meraviglia dell'esperienza di viaggiare nei luoghi del mito. Lei può immaginare tra Edipo e Ah, beh, Narciso quanto sia importante il mito per uno certo. psicoanalista. E poi il mio grande amore per la poesia e la mia enorme ammirazione per un poeta come Allen Ginsberg, tra l'altro un grande cultore delle molteplicità. In Allen Ginsberg davvero albergano molte Certo. anime, da quella buddista a quella libertaria. Il Saggiatore ha pubblicato la raccolta delle sue poesie, curata da Leopoldo Carra, le traduzioni di Luca Fontana, è un volume meraviglioso di questo grandissimo poeta americano del Novecento. Grazie professore, Grazie, l'aspettiamo. grazie. Grazie.